Eccoci tornati in studio, dunque andiamo a vedere allora i titoli principali per quel che riguarda la stampa telematica. Cominciamo da cimonline.it che titola su questa questione dell'acqua, sulle bollette dell'acqua e dei rifiuti. Cittadini in rivolta, noi evasori, la colpa è del comune, questo il titolo principale per cimonline.it. Tanti gli utenti che da anni non ricevono le bollette sull'acqua, criticato il piano antievasione del Pincio, c'è l'intervento poi anche di Lazio in Movimento e di Città Nuova che dice chiediamo un rimborso per un servizio idrico scadente. Questo è quanto scrive il quotidiano cimonline.it. Vediamo invece il titolo di trcgiornale.it che titola invece in maniera completamente diversa. Si parla di questi lavori che sarebbero in dirittura d'arrivo per il mercato del pesce. Sembrano ormai giunti al termine i lavori al cantiere di Piazza Regina Margherita. Vediamo invece il titolo principale per bignotizie.it, titolo dedicato alla Ficoncella, dove è stata revocata la concessione alla Sar Hotel. Lo ha deciso la giunta nel pomeriggio di ieri, l'acqua e l'impianto tornano così pubblici, questo appunto il titolo principale per bignotizie.it. Noi proprio questo argomento vogliamo approfondire invece con un ospite che come sempre abbiamo in collegamento telefonico quando appunto vogliamo appunto approfondire questo argomento. Questo è un titolo che appunto desterà sicuramente molta attenzione. Molta curiosità perché c'è stata appunto la revoca di questa concessione alla Sar Hotel per quello che riguarda la gestione della Ficoncella e noi chiediamo lumi alla nostra ospite, ovvero alla giornalista del Messaggero Cristina Gazzellini, che innanzitutto saluto e ringrazio per essere nostra ospite. Buongiorno Cristina. Buongiorno a te Stefano e a tutti i telespettatori. Allora, c'è stata questa decisione da parte della giunta ieri sera di revocare la concessione alla Sar Hotel per quello che riguarda i bagni della Ficoncella, che dunque a questo punto tornano di proprietà, tra virgolette, pubblica e saranno gestiti dal pubblico? Te lo chiedo. Sì, esattamente, dovrebbe essere così. L'unica perplessità che poi non ho messo sul pezzo è il discorso dei lavori di riqualificazione che devono essere fatti al sito. Come ben sai, infatti, nel 2011 la precedente amministrazione diede la concessione e quindi la gestione dell'impianto della Ficoncella alla Sar Hotel insieme al pacchetto di tutti i lavori delle terme, perché la Sar Hotel comunque resta proprietaria di tutti i terreni intorno dove deve venire fuori questo parco termale di cui si parla da anni. L'accordo era che gestisse anche la Ficoncella e facesse una serie di progetti, di lavori che andavano dalla riqualificazione delle vasche, il rinnovamento dei bagni e delle docce, la realizzazione ex novo di una reception un po' più grande di quella che c'è adesso e anche di un ristorante, insomma di un punto ristoro, addirittura si parlava fino a 200 coperti. Il discorso è revocata adesso la concessione e la gestione della Ficoncella alla Sar Hotel, ha il comune i soldi per fare tutti questi lavori, lavori che comunque andrebbero fatti, quindi credo che alla fine poi verrà fatto un nuovo bando di gara perché difficilmente con i soldi pubblici si potrà fare quel tipo di intervento. Ecco, questa è la considerazione più nuova che potrebbe emergere già da domani. Perché in effetti Per adesso però è tornato tutto in mano al comune con la delibera di ieri. anche perché in effetti insomma, il comune si lamenta sempre molto, no? Del fatto che le casse del comune sono vuote, quindi insomma, doversi accollare anche questa spesa diventa piuttosto complicato. Quindi tu dicevi che l'ipotesi più probabile è quella che si vada ad un bando di gara. C'è la linea distorta. Mi senti, Stefano? Sì, io ti sento, ti chiedevo dunque, visto che appunto Palazzo del Pincio, mi senti?
Non benissimo, però cerco di capirti lo stesso. Prova ad alzare un po' più la voce, magari riesci a capirmi. Dicevo, visto che appunto tra l'altro a Palazzo del Pincio ci si lamenta sempre molto che le casse sono Sono vuote, vuote, è chiaro che esatto. adesso diventa difficile, no? Dover affrontare anche lavori di questo tipo. E quindi tu dicevi che l'ipotesi più probabile è quella del bando di gara pubblico, ma che tempi ci sono però per realizzarlo e per poi far iniziare anche i lavori? Si rischiano di allungarsi notevolmente a questo punto. Beh, decisamente se il comune rivà nuovamente in gara ci dovrebbero essere almeno 90 giorni i tempi previsti per questo tipo di gare pubbliche, poi ci sarà l'affidamento, quindi non credo che per la prossima estate, ecco, che ormai è veramente questione di mesi che alle porte si riusciranno a fare questi lavori. Lavori che peraltro va detto la SAR ha avuto 2 anni per fare e non ha fatto, insomma, Ecco, se si era parlato. Mi ricordo ci andai io alla conferenza nel 2011 a maggio quando si disse insomma dell'affidamento eccetera eccetera alla SAR e si elencarono i lavori. Sono passati ormai 2 anni da quel maggio 2011 e a tutt'oggi non mi sembra che la Ficoncella sia stato spostato un sasso, insomma. senti Cristina, ma quindi è questo il motivo della revoca, oppure c'è dell'altro? Di motivi ce n'erano una serie. Erano iniziati proprio dall'autunno, quando la regione aveva bocciato, diciamo, l'affidamento fatto dalla precedente amministrazione alla SAR Hotel, perché mancavano proprio una serie di autorizzazioni, tra cui il nulla osta paesaggistico, per realizzare il ristorante ed alcune delle migliorie che sembrava non fossero state comunicate alla regione. Quindi già questo fu il primo campanello di allarme, già a settembre il sindaco aveva parlato di revoca di questa concessione in tutela. Poi ovviamente i tempi dell'amministrazione sono sempre un po' più lunghi e quindi siamo arrivati a febbraio con la revoca, però che si sarebbe arrivati a questo punto mi sembrava già abbastanza segnata la strada era già abbastanza chiara. Sono un po' in dubbio su cosa succederà adesso, fermo restando che poi resta in piedi tutta l'altra storia, quella della realizzazione del sito termale. Ma quelli sono terreni privati, quindi lì sarà un po'. È ovvio che la Ecco, procedura sarà comunque diversa. beh, mi hai anticipato praticamente quella che voleva essere la mia prossima domanda. Per quello che riguarda invece il parco termale, dicevi appunto lì sono terreni privati, quindi è tutta un'altra storia. Ma lì a che punto invece siamo e che cosa può cambiare vista anche quest'ultima decisione? Che comunque avendo revocato la concessione dell'acqua, poi della gestione dell'acqua termale, adesso non capisco la SAR Hotel che tipo di interesse può avere a fare una serie di investimenti su quell'area privata non potendo più beneficiare della gestione dell'acqua. Che a quel punto se anche vuoi fare un albergo termale con l'acqua termale dentro, le piscine termali, se l'acqua non è più tua, non è più tua gestione, potresti non avere più nessun interesse perché a quel punto ti diventerebbe, creeresti un albergo normale, tra virgolette, e non un albergo termale. Però questi poi sono aspetti che penso il Comune dovrà valutare bene, anche poi in virtù di un'eventuale gara per l'affidamento della Ficoncella. Senti, tutta la vicenda di cui invece si sta interessando anche la magistratura, no? Con l'ipotesi di corruzione anche per l'amministratore della SAR Hotel e legata insomma, alla ultima campagna elettorale per le amministrative, pensi che possa aver avuto un ruolo anche quella in questa decisione della Giunta oppure non c'entra assolutamente nulla? Ma non credo poi che l'indagine della. Anche perché la magistratura parlava insomma di soldi che sarebbero stati promessi a chi doveva realizzare le terme per fare campagna elettorale, quindi poi sono due procedure completamente diverse. E comunque con il parco termale parliamo di investimenti di svariati milioni di euro, quindi penso che il Comune poi abbia seguito una strada un po' più tecnica, ecco, diciamo, di non quella politica. Io l'ultima volta che parlai con il sindaco proprio della vicenda Terme, mi aveva detto, dice su, la parte pubblica, dobbiamo comunque prima o poi revocare, andare a gara, dice, ma sulla parte privata ho già incontrato Sara Hotel, se sono intenzionati, comunque i terreni sono loro, o dovrebbero almeno essere loro, a meno che non esce fuori qualche altra
novità, quindi non credo che poi il comune possa fare più di tanto, poi se vuole il parco termale ovviamente, poi può anche dire abbiamo cambiato idea, rimane tutto così, però sarebbero comunque dei posti di lavoro in meno e credo che questa sia l'ultima cosa, cioè dare, non agevolare lo sviluppo dell'occupazione che un comune possa fare nelle condizioni attuali di Civitavecchia. Bene, Cristina, io ti ringrazio molto per essere stata nostra ospite, grazie anche e perdonaci se magari ti abbiamo svegliata, visto che insomma sabato mattina, ieri sera sarei stata a ballare, no? No, magari stasera è sabato, che è sabato di carnevale, ieri sera no, mi sono riposata, quindi sono bella sveglia. Bene, grazie ancora Cristina per la tua disponibilità. Grazie, una buona giornata a tutti, ciao. E allora noi andiamo avanti invece con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere naturalmente quelli che sono gli altri titoli dei quotidiani locali, ricominciamo da cimonline.it che titola, avevamo visto sulla vicenda dei cittadini che si dicono in rivolta perché appunto non gli arrivano le bollette dell'acqua e dei rifiuti e poi appunto nasce anche questa commissione che va appunto a lottare, a cercare di scovare appunto gli evasori del mancato pagamento di bollette di acqua e rifiuti. Ma gli altri titoli, ad esempio, troviamo proprio questo anche su cimonline.it, ovvero delle terme, revocati i lavori alla Sar Hotel, l'abbiamo appunto affrontato in maniera molto approfondita questo argomento poco fa con la giornalista Cristina Gazzellini, a deciderlo è stata ieri pomeriggio la giunta del sindaco di Dei, revocata la delibera del maggio 2011 con cui la precedente amministrazione aveva affidato la concessione delle acque termali dell'impianto alla Sar Hotel. Poi la notizia riguardante il coordinamento delle associazioni ambientaliste, il comune si costituisca parte civile, questo il titolo, il coordinamento lo ha chiesto infatti al sindaco relativamente al processo per i rifiuti pericolosi scaricati in un'area della centrale di Torre Valdaliga Nord. Vediamo invece TRC Giornale con il titolo che abbiamo visto era sui lavori al mercato, poi si parla invece di questo progetto di videosorveglianza che sarà discusso alla prossima riunione di giunta e poi la questione dell'acqua, sconti e rimborsi sulle bollette idriche per l'arsenico, questo è quanto chiede Lazio in Movimento e il Popolo della città, questo il titolo anche per trcgiornale.it, naturalmente oggi, essendo sabato, naturalmente come abbiamo visto anche sui quotidiani su carta stampata c'è tanto sport, così come lo troviamo anche sui quotidiani telematici, su cimonline.it fare i puntati sulla trasferta siciliana della SNC di quest'oggi, è proprio questo il titolo, trasferta siciliana per la SNC, si parla di pallanuoto naturalmente, del campionato di Serie 2 maschile, i rossocelesti alle 16 nella vasca dell'AC Castello, Alessandro Calcaterra fortemente influenzato potrebbe restare a Civitavecchia, il coach Zimonic dice non ci sono match facili, tutte le gare vanno affrontate con le giuste motivazioni, ma andiamo ancora più nel dettaglio su questa gara andando a vedere il nostro servizio. Campionato di Serie 2 maschile, la SNC Enel Civitavecchia. I rossocelesti alle 16 proveranno ad espugnare la vasca dell'Aci Castello e probabilmente lo faranno senza il supporto di Alessandro Calcaterra, alle prese con una brutta influenza. I padroni di casa, dopo i primi tre turni, hanno collezionato due sconfitte e una vittoria, 14-13 con il Salerno, e sono relegati al quart'ultimo posto del tabellone del girone sud. Decisamente di un altro livello il ruolino di marcia civitavecchiese. 7 punti all'attivo, frutto di due successi e un pari con la forte Visnova, e seconda piazza in classifica dietro il Napoli. Classifica differente, ambizioni differenti, ma guai a dire a coach Zimonjic che sulla carta è una gara facile. Per me tutti i match sono uguali, non ci sono partite più semplici di altre. Ai ragazzi chiedo sempre di entrare in vasca con le giuste motivazioni e con una grande concentrazione, anche in allenamento. Abbiamo studiato i nostri avversari in video e quindi un po' li conosciamo. Per quanto riguarda la mia squadra posso dire che stiamo lavorando bene, poi a fine stagione tireremo le somme. L'unica nota dolente dell'impegno di domani è l'assenza di Sandro. Durante la settimana ho provato altre soluzioni, certo che Calcaterra è un campione e non sarà facile sostituirlo, ma sono sicuro che i miei giocatori sapranno interpretare bene gli adeguamenti tattici che chiederò.
Questa dunque è la descrizione della trasferta di oggi della SNC contro la Cicastello, e con cui archiviamo la pagina dedicata alla stampa locale. Andiamo a dare invece un'occhiata a quelli che sono i titoli principali per la stampa nazionale. Naturalmente sempre più politica nelle prime pagine dei quotidiani nazionali in vista delle prossime elezioni politiche, appunto. È l'apertura, ad esempio, questa per la Repubblica, dove si riporta questa nuova presa di posizione da parte di Berlusconi, che dice condono edilizio e fiscale, poi attacca Sanremo, andava spostato, dice. Le Cavaliere dunque torna ad aprire ad evasori ed abusivi, poi se la prende con la par condicio e con il festival, voce che sarà di sinistra, ha detto il tizzetto sarà un boomerang per il PD, ha aggiunto. Fabio Fazio risponde e dice ci dica dove spostarlo. E poi ospite dell'Annunziata va senza squadra e dice il Milan è in ritiro. Il Corriere della Sera, stessa apertura su appunto una frase del Cavalier Berlusconi, ospite dall'Annunziata. Berlusconi dice la Fiat a Pomigliano sbaglia, questo il titolo del Corriere della Sera nel salotto di Lucia Annunziata, promette condono tombale in caso di maggioranza assoluta. Il giornale.it, il PD vuole espropriare le nostre case, questo il titolo del giornale. Bersani pensa di esentare chi paga meno di 500 euro, così il prelievo colpirà le famiglie con immobili in periferia. Questo è quanto scrive il giornale. La stampa si parla invece di politica, ma per quello che riguarda nuovi posti di lavoro e tagli alle tasse. Queste le promesse irrealizzabili dei leader, è quanto dice la stampa. Ecco perché le proposte shock fatte dai leader non potranno mai vedere la luce. Dai 4 milioni di impiegati promessi da Berlusconi ai 50 miliardi di Bersani per pagare i debiti alle imprese passando per l'IRAP dimezzata di Monti, le parole si sprecano, ma i numeri non tornano, dice la stampa. Il messaggero invece punta su quest'altra notizia che ha dato sempre Berlusconi per quello che riguarda il sindaco di Roma. Levano Berlusconi, il sindaco smorza da Silvio frasi da campagna elettorale. Questo è quanto ha detto Alemanno, perché in pratica Berlusconi aveva posto dei dubbi sulla nuova candidatura di Alemanno a sindaco di Roma, e dunque Alemanno commenta ciò che conta è l'appoggio del PDL. Questo appunto è quanto scrive il Messaggero. Vediamo poi anche le altre notizie, però sempre sulla pagina del Messaggero, e che sono sempre di politica, con appunto Berlusconi che attacca Sanremo e la RAI. Il festival andava spostato, scrive il quotidiano Il Messaggero, e Fabio Fazio su Twitter replica ci dica dove. Il Cavaliere, intervistato appunto sul Messaggero TV, attacca il festival, la risposta appunto del conduttore via Twitter. E poi Bersani invece dall'altra parte, che titola con noi, oppure l'Italia andrà contro un muro, il primo consiglio dei ministri sugli ammortizzatori sociali. Renzi intanto attacca Ingroia e dice così ci fa perdere. Andiamo a vedere invece poi ancora il giornale per quello che riguarda naturalmente le altre notizie che troviamo sul quotidiano della famiglia Berlusconi. Avevamo visto il titolo appunto del PD che vuole espropriare le case, le nostre case, così ha scritto il quotidiano, il giornale. Poi Berlusconi, ospite dalla Annunziata, parla del condono. Del condono edilizio e fiscale, poi la tempesta di Nemo che si abbatte sui sette stati del Regno Unito. Vediamo invece che cosa propone il quotidiano La Stampa, sempre per quel che riguarda le altre notizie, con Berlusconi che rilancia sul condono Sanremo da spostare, dice il leader del PDL, attacca, dice la RAI è incomprensibile, con questo voto ci stiamo giocando il futuro, il conduttore del festival appunto replica, e poi come abbiamo visto anche sul giornale, negli Stati Uniti arriva la tempesta, un morto a New York che è sotto la neve.
E poi la crisi del turismo invece propone il quotidiano La Stampa che si allarga e l'allarme delle Federalberghi dice mai inizio d'anno così negativo, non c'era mai stato appunto. Poi ancora il Corriere della Sera, vediamo quali sono appunto gli altri titoli del quotidiano di Via Solferino, USA è arrivato Nemo, un morto e 600.000 al buio, questo per quello che riguarda appunto la fortissima nevicata che c'è stata a New York. Ci sono state anche altre tre vittime in Canada, un blackout in Massachusetts e sono stati annullati 5.000 voli. Sulla Corriere della Sera poi si parla anche dell'inchiesta MPS che si allarga sempre di più, i giudici lavorano sulla pista Verdini, le intercettazioni delle telefonate con le inchieste di finanziamenti per l'imprenditore Riccardo Fusi, questo il titolo del Corriere della Sera. Vediamo infine il quotidiano La Repubblica, invece, per quel che riguarda appunto le altre notizie, si parla di calcio perché il campionato di Serie A, il prefetto ricorre e dice Cagliari-Milan di domani non deve essere giocata. Intanto oggi ci sono due super sfide, Juventus-Fiorentina e Lazio-Napoli. Dopo la sentenza del TAR, comunque, che aveva dato il via libera per la partita allo stadio Isa Arenas di Quartu, il rappresentante del governo chiede ai giudici di rinviare la gara di campionato per ragioni di ordine pubblico. Quell'impianto non assicura le condizioni minime di sicurezza, ha detto appunto il rappresentante del governo. E poi la tempesta Nemo sugli Stati Uniti, con New York e Boston, dove sono stati chiusi gli aeroporti, in 500.000 sono rimasti senza luce, vittime anche in Canada, la neve è su New York e in Massachusetts, e appunto una data di maltempo che sta investendo gran parte degli Stati Uniti. E questa era anche l'ultima notizia per quello che riguarda la nostra rassegna stampa di oggi. L'appuntamento ovviamente è rinnovato a lunedì. La domenica, come sapete, non andiamo in onda. Ci ritroveremo lunedì, sempre alle 10.30 e sempre qui su Provincia TV. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento di giornata e un buon weekend a tutti voi.